Iniziamo il nostro viaggio nell'algebra 1 cominciando dall'insieme dei numeri naturali. Il concetto di insieme è un concetto primitivo, vale a dire insito nella nostra mente, ma non riusciamo a darne una definizione. Sappiamo tutti però che l'insieme dei numeri naturali comprende lo 0, 1, 2, 3, 4, 5, eccetera, eccetera, eccetera. Sappiamo anche che ogni numero naturale ha il successivo e ha il precedente, tranne lo 0 che non ha il precedente. Possiamo rappresentare i numeri naturali su una semiretta orientata. L'origine della semiretta è il numero 0 e di seguito consideriamo con la stessa unità di misura 1 la rappresentazione di ogni numero successivo allo 0, all'1, al 2, al 3, al 4, eccetera. Possiamo anche avere delle operazioni con i numeri naturali. Ci sono alcune operazioni che sono interne all'insieme dei numeri naturali e altre no. Cominciamo dall'addizione. L'addizione è un'operazione interna. Cosa significa interna? Vuol dire che sommando due numeri naturali otteniamo sempre un numero naturale. Quindi 3 più 7 è uguale a 10 perché aggiungiamo a 3 tante unità quante sono rappresentate dal numero 7. Gli operatori dell'addizione si chiamano addendi, il risultato è la somma. A questo punto possiamo anche considerare la sottrazione, 10 meno 7 è uguale a 3, 10 è il minuendo, 7 è il sottraendo, 3 è la differenza. E la differenza si ottiene, è quel numero che sommato al sottraendo mi dà il minuendo. Possiamo adesso definire la moltiplicazione, 3 per 7 è uguale a 21. Perché è uguale a 21? Perché il 3 per moltiplicarlo per 7 vuol dire che lo aggiungiamo tante volte quante ne indica il secondo operatore. Gli operatori si chiamano fattori e il risultato si chiama prodotto. Possiamo anche trovare la divisione, 21 diviso 7 è uguale a 3. Gli operatori di questa divisione sono il dividendo 21, il divisore è il 7, 3 è il quoziente. Il quoziente 3 moltiplicato per il divisore 7 mi dà il dividendo che è 21. Possiamo dire di queste quattro operazioni quali sono quelle interne quindi. Quelle interne sono l'addizione e la moltiplicazione. La sottrazione e la divisione non sempre sono interne, infatti il risultato di queste operazioni non è detto che sia ancora un numero interno. Basta pensare a 10 meno 12, questo non ci dà come risultato un numero naturale. 12 diviso 7, per esempio, non ci dà anche questo un numero naturale.